Salve e benvenuti a tutti in questo nuovo video di esercitazione in matematica per il concorso STEM. Veniamo subito al problema. Questa volta lo risolviamo anche. Abbiamo la radice di x quadro meno 2x che deve essere maggiore di x meno 1. Ricordiamo come si risolve in generale generalizzando. Allora, se abbiamo la radice del polinomio a di x maggiore di b di x, che cosa succede? Dobbiamo risolvere un doppio sistema. Allora, sicuramente c'è la condizione di esistenza che andrebbe anche risolta qui, a di x maggiore o uguale di 0. Allora, può capitare che questa parte sia negativa o positiva. Allora, se a di x è maggiore o uguale di 0 perché la condizione di esistenza della radice, a maggior ragione se questo è positivo e questo è negativo, mi vanno bene tutte le soluzioni. Quindi metto a sistema, cioè, questa prima parte che mi va sempre bene. Se b di x è positivo, allora che cosa deve accadere? Deve accadere che a di x deve essere maggiore o uguale di 0 per condizione di esistenza. E in particolare a di x deve essere maggiore o uguale di b quadro x. Ma siccome b di x è positivo, a maggior ragione b quadro di x è maggiore di 0, e allora c'è già questa e non c'è bisogno di riscriverla. Quindi tutti si risolvono secondo questa tipologia. Proviamo. Quanto detto, mi faccio un po' di spazio. Vediamo se si vede bene. Sì, giro poco poco la videocamera. Ok, quindi poniamo l'argomento dentro la radice x quadro meno 2x positivo e x meno 1 minore di 0. Del Se invece x meno 1 è maggiore di 0, x quadro meno 2x deve essere maggiore o uguale a x meno 1 al quadrato. Ho cercato di scrivere tutto più piccolino così entrano entrambi i quattro sistemi. E adesso andiamo avanti. Ok, allora vediamo il primo sistema. Ovviamente lo posso risolvere considerando, mettendo in evidenza la x, quindi mi verrà il primo fattore x maggiore o uguale di 0, il secondo fattore x maggiore o uguale di 2, si fa il prodotto dei segni e alla fine il risultato è questo. Quindi di 1 il risultato è questo, che x deve essere minore di 0, minore o uguale di 0, x maggiore o uguale di 2. Risolviamo questa. La seconda, x minore strettamente di 1, si fa il sistema, si vede quando i risultati sono contemporaneamente veri e si ritrova banalmente che x minore o uguale di 0. Provate insomma anche a risolverlo mentalmente perché tutto questo tempo non ci sarà, quindi questa qui diciamo si risolve anche a mente, che il risultato di questa è x minore o uguale di 0. Ovviamente io lo dico per voi, non è che se per me. Cioè, a me non cambia niente, se voi volete fare tutti i passaggi, eccoli qui, vediamo, però vediamo, così proviamo sperimentalmente quanto tempo ci vuole in più. Quindi fattore 1, x maggiore o uguale di 0, fattore 2, x maggiore o uguale di 2, andiamo a fare il prodotto dei segni, 0, 2, positivo, positivo, negativo, 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 positivo. Tiriamo giù, mi vanno bene i punti in cui si annulla, più, meno, più, io la voglio positiva, ed ecco qui che riotteniamo lo stesso risultato, x minore o uguale di 0, x maggiore o uguale di 2. Però secondo me avete utilizzato il tempo per risolvere già un altro esercizio. Quindi se mi chiedete consigli, valutate pure che se io vi do un consiglio e non... È perché magari potrebbe essere molto utile seguirlo. Allora, benissimo, dicevo, proviamo a risolvere a mente anche questa. X deve essere maggiore o uguale di 1, porto l'1 dall'altra parte. Qui devo svolgere, sviluppare il quadrato di un binomio, viene x quadro più 1 meno 2x. X quadro con x quadro si semplifica, meno 2x con meno 2x si semplifica, rimane 0 maggiore o uguale di 1, eccola qui, 0 non può mai essere maggiore o uguale di 1. Quindi val insieme vuoto, allora l'unica soluzione mi va bene è x minore uguale di 0. In secondo me 40-50 secondi si fa. Lo so che non è facilissimo per chi si sta rimettendo adesso a fare
le disequazioni razionali. Lo so, lo comprendo, non vi voglio, insomma, non voglio pa far passare il messaggio: guardate, per me è tutto semplice, per voi no, assolutamente. Io sono qui con la massima umiltà, queste sono le soluzioni che vi propongo, i passaggi, il metodo che vi propongo per risolvere con successo un esercizio. Poi, per carità, nei gruppi ci sta pure chi con tanta disponibilità fa la foto all'esercizio svolto dove ci sono 30 passaggi, va bene, però per fare quei 30 passaggi gli altri 19 esercizi di matematica ve li dimenticate e probabilmente non è la strategia vincente. Quindi, una volta che riuscite a risolvere gli esercizi, la strategia vincente è capire come faccio a risolverlo nel minor tempo possibile al fine di avere l'opportunità di risolvere tutto il compito, tutta la prova scritta. Perché poi, ovviamente, la valutazione si basa sulla somma di tutte le soluzioni corrette che date. Ok, proviamo a risolvere questa e c'è un motivo per cui vi sto dicendo di farlo. Sicuramente porteremo il 3 dall'altra parte e, contrariamente a quanto successo prima, questo segno è minore e quindi ci sarà l'altra modalità di risolvere le disequazioni irrazionali. E ve la ricordo. Ok, in questo caso basta un unico sistema. Dove pongo le quattro? Questo lo porto dall'altra parte e quindi se ne va. Ho una radice minore di un'altra espressione. Allora, condizione di esistenza qui, eccole qui. Se questo deve essere maggiore di 0, maggiore o uguale di 0, a maggior ragione questo lo deve essere maggiore strettamente di 0, perché questa quantità positiva non può essere minore di una quantità negativa. Eccolo qua, 2x quadro meno 3 maggiore strettamente di 0 e a sistema si può a questo punto elevare tutto al quadrato, quindi x quadro meno 1 maggiore di questa quantità al quadrato. Quindi ci ritroviamo semplicemente col quadrato di un binomio. Ok? Andiamo avanti. Allora, la prima, basta prendere gli intervalli esterni, x quadro quando è che è maggiore di 1? Per gli intervalli esterni x minore o uguale di meno 1 per x maggiore o uguale di 1. Se avete difficoltà, ve lo scrivete nei commenti. La stessa cosa per questa, quindi x quadro maggiore di 3 mezzi, intervalli esterni, quindi minore di meno radice di 3 mezzi, maggiore di radice di 3 mezzi. La terza disequazione la riscriviamo perché dobbiamo fare il quadrato di questo binomio che viene x quadro meno 1 minore di 4x alla quarta più 9 meno 12x quadro. Andiamo avanti. Anche qui salterò qualche passaggino. Allora, prendiamoci questa disequazione. Risolta viene, si chiama anche b quadratica, 4x alla quarta meno 13x quadro più 10 maggiore di 0 perché ci sono i termini 4 e 2. L'ho fatto per sostituzione, giusto così che si capisce che x quadro vale t, si trovano le soluzioni di 1, 2 che sono 10 ottavi e 2. Sappiamo che questa è risolta per intervalli esterni, quindi t minore di 10 ottavi, t maggiore di 2, ma t è proprio x quadro, quindi x quadro minore di 5 quarti e allo stesso tempo x quadro deve essere maggiore di 2. Benissimo, andiamo avanti. Ok, allora proviamo a risolvere x quadro minore di 5 quarti, intervalli interni. Quindi x è compreso tra meno radice di 5 su 2 e radice di 5 su 2, l'altra, intervalli esterni perché è maggiore, x minore di meno radice di 2, x maggiore di radice di 2, adesso si fa il sistemino finale. Quindi risolvendo, riportando a sistema tutto quanto abbiamo detto, x minore di meno 1 per x maggiore uguale di 1, eccolo qui. Minore di meno radice di 3 mezzi e maggiore di radice di 3 mezzi, eccolo qui. Poi, compreso tra meno radice di 5 su 2 e radice di 5 su 2, eccolo, e minore di meno radice di 2 e maggiore di radice di 2. Andiamo a vedere la prima, eccola, la seconda, eccola, questa è la terza, eccola qua. Vediamo quando sono tutte e tre soddisfatte. Sicuramente si vede quando x è minore di meno radice di 2 e quando x è maggiore di radice di 2.
In effetti, andando a risolvere questo esercizio che mi ha mandato qualcuno di voi, mi rendo conto che a mio avviso, a mio personale avviso, una mia opinione, che è troppo difficile o comunque troppo lungo da poter risolvere come quiz della prova del concorso. Perché è vero che dovreste riuscire a fare qualche calcolo mnemonicamente e quindi accorciare i tempi, però è pur vero che per risolvere qualcosa del genere sicuramente non ci si riesce in 2 minuti, per quanto ci si voglia accorciare il tempo, 5 minuti naturali ci vogliono. Quindi io spero vivamente e veramente che coloro che valuteranno quali quiz inserire, per chi si prepara alle medie è assurdo chiedere questo in 2 minuti. Assolutamente, anzi, detto questo, vi voglio rassicurare che secondo me stiamo facendo tipologie di esercizi che sono i più difficili, cioè nella peggiore delle ipotesi, se accadesse la tempesta perfetta, potrebbe capitarvi questo, che significa che al 99,9%, quando siete in grado di fare questi esercizi relativamente con relativa agilità, io penso che siete proprio a posto, perché gli esercizi che avrete, secondo me, cioè il buon senso mi dice che saranno più facili di questi che mi avete proposto. Anche perché spesso mi dite: Francesco, mettiamoci nella peggiore delle situazioni, così ci alleniamo alla situazione peggiore per poi far tutto con scioltezza. Io ho dato retta. Con questo vi saluto e vi auguro una buona continuazione, una buona giornata. A presto, un caro saluto da Francesco Samani.